Oggi insalata di pane con verdure dell'orto, una ricetta semplicissima. Vediamo gli ingredienti. Un pezzo di pane raffermo, a Napoli si chiama pane sradicchio, ma buono. Dei pomodorini dell'orto di mio cognato. Una cotta di peperone giallo, rosso o verde, fate voi. Del basilico fresco, una bella cipolla rossa, un peperoncino, dell'origano, formaggio feta, quello greco, e delle olive di Ferrandina, un cetriolo. Come vedete, tutti prodotti semplici e genuini. La prima operazione consiste nel prendere il pane, sradicchio e tagliarlo a pezzettini. Ah, così, io ho messo un mezzo panino, eh? Ecco qua. Ecco il pane fatto a pezzettini. Ora aggiungete un po' di acqua e quindi fate questa operazione, giusto ad ammorbidire il pane, ma poca acqua, eh? Guardate come deve avere la consistenza il pane, a così. È il momento del pomodoro, bellissimo, eh? Lo dovete tagliare a spicchi molto molto grandi, eh? Così, vedete? E lo aggiungiamo subito nella terrina. A così. Questo è un pomodoro più o meno quasi di colore viola, quelli belli scuri, sodi, pomodori tagliati che abbiamo aggiunto al pane. Bellissimi. Sui pomodori un po' di sale, subito, poco. Quindi l'origano, di cetriolo ne basta mezzo. Poi vedo che tutti quanti fanno questa operazione qua. Dicono che con questa operazione si toglie l'amaro del cetriolo, ma io non lo so se è vero. Ma lo faccio lo stesso. Peraltro, è un movimento sfizioso. Credenze popolari. Anche il cetriolo lo taglio a rondelle. Con tutta la pelle, sì, a me piace. C'è a chi non piace, beh, pelatelo. Ma questo è molto tenero, giovane. E continuate. Intanto abbiamo aggiunto gli anelli di cipolla all'insalata e facciamo lo stesso aggiungendo anche il cetriolo. Ah, così. E anche sul cetriolo e sulla cipolla un po' di sale. Che è il momento del peperone. Oh, qui dipende da quanto voi reggete il peperone. Tagliate il peperone prima di lungo e poi a 90 gradi facendo dei pezzettini. Ora, di che colore il peperone? Ho detto di qualsiasi colore. Ecco qua. Ora prendete il peperone e lo mettete nell'insalata. Il peperone dà una sua dolcezza, eh? E dà anche una bella nota di colore. E ora una nota greca, la feta, formaggio meraviglioso, per chi non lo conosce, che
Chi va in Grecia per la prima volta mangerà feta per tutti i suoi giorni che sta in Grecia. Lo taglio proprio a cubettini piccolini. C'è chi la sbriciola, ma mi piace avere la sua consistenza. Per cui prima la taglio a cubetti e poi la verso nell'insalata, così. È il momento di aggiungere le olive. Beh, una alla volta. Le facciamo cadere dall'alto. Eccole qua. Non deve mancare il basilico e il peperoncino tagliato a rondelle. L'insalata è completa. Manca l'olio. E vai. Mi raccomando, olio d'oliva extravergine, non tantissimo, ma chapeau. Ali, è ora a mescolare quella che sta sotto a da in coppa e quella che sta in coppa a da in sotto. Ah, così. Guardate che spettacolo, voglio. Un pane spugnata che fa la sua degna figura in un piatto così. Questa insalata è per 3 persone e questa è la mia razione. Guardate che bella insalatella, eh? Aiù, a tutti, buon appetito. È il momento dell'assaggio. Allora, pummarolo, fede e cipolla. Ale. Sapori di Grecia, un pan spugnato, eh? Buon appetito. Consolatevi. Ciao ciao.